però Null tornerà, diciamo, verso nord, non potrà dire che non siamo stati calorosi, ecco, assolutamente. Ma io ritengo che, io parlo perché racconto le cose che le persone, gli italiani che abitano la zona del Mezzogiorno d'Italia mi raccontano. La preoccupazione più grande che mi raccontano le persone di qua non è se arrivano più soldi, ma se i soldi che arrivano vengono spesi bene. Perché di fatto i soldi che arrivano poi finiscono sempre in ambiti che non c'entrano niente con il proposito per cui sono arrivati. Vengono imboscati, le strutture non vengono completate. Allora capite che tutto questo è evidente che... Vabbè, no, se li però, rubano, posso... dice il Signore. Però, ho capito. Ecco. Allora, di fronte, di fronte lui, a questo, se... secondo me, Moro, potete candidare. Scusa, se li rubano, voglio dire questo, che il contratto elettorale, mi scusi, il contratto elettorale che avete voi come elettori del Mezzogiorno d'Italia, che esprimete una classe politica abbastanza numerosa, dovreste voi pretendere da quella classe politica che eleggete di fare le cose che poi promette. E se non le fa, li mandate a casa, è molto semplice. Allora, questo io ritengo che sia un buon modo, ritengo che sia un buon modo di fare civiltà. Aggiungo una cosa e concludo, siccome sentivo chi diceva che i trasferimenti che arrivano dalle regioni... Allora, siccome... chiedo scusa, dobbiamo finire. Va bene. C'è il procuratore Gratteri, anzi, va bene, signore, lo chiamo e la faccio arrestare. Sto scherzando. No, finivo questo ragionamento. Siccome sentivo dire il tema del trattenere le risorse sul territorio, io non ho mai incontrato nessun calabrese, nessun siciliano, nessun campano, nessuno del Mezzogiorno d'Italia che mi abbia mai detto che vuole i soldi della Lombardia per far funzionare la propria sanità. Semplicemente mi dice: vorrei che la garza qui costasse come in Lombardia, in modo tale che io non devo andare a chiedere ai lombardi i soldi per far funzionare la sanità. Mi sembra che questo appartenga, come dicevo prima, a un fatto di questione individuale. Rispondo e concludo il signore che mi diceva sulla flat tax. Al signore che mi diceva sulla flat tax. Vede, in premessa stavo dicendo che c'è un problema a derubricare le cose perché non ci sono tesi. Lei dice no, ma tanto lui parla di una cosa che è inesistente. Io l'unica cosa che le posso chiedere, non voglio polemizzare con lei, è lei si legga il provvedimento, perché è importante, perché se no altrimenti entriamo nella politica del io tanto la penso così ma non ho letto niente. Allora, leggiamo il provvedimento e poi facciamo un confronto per vedere se si può o se non si può fare. D'accordo? Ringrazio tutti.